Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Elena e nel video di oggi mi truccherò in soli 5 minuti cronometrati, quindi vi farò vedere come ci si può truccare appunto in soli 5 minuti, quindi questo video è perfetto per chi ha sempre poco tempo o cerca un make-up molto veloce e facile da fare. Prima di iniziare il video, mi raccomando, mettete un like per supportarmi e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. E se vi va, seguitemi anche su Instagram, dove pubblico ogni giorno nuovi contenuti. Allora, imposto i 5 minuti dal cellulare. Spero di farcela in 5 minuti, nel senso che non mi sono mai cronometrata, però penso di sì. Allora, 3, 2, 1. Ok, allora vado a mettere un fondotinta, questo è di Diego Dalla Palma, il nudissimo Glow, e lo sfumo con questo pennello di VIP Makeup che mi piace un sacco ed è davvero facilissimo sfumare i prodotti con questo pennello. Tra l'altro ci sono anche i saldi in questo momento da VIP Makeup. E vi lascio comunque tutto scritto sotto nell'info box e qui in giro per lo schermo. Questo pennello davvero mi piace tantissimo perché sfuma molto molto bene e come vedete non serve essere professionisti. Vado poi a prendere un correttore e lo metto in questa zona per andare un attimo a illuminare il contorno occhi e poi con una spugnetta sfumo bene tutto quanto. Ok, sopracciglia le vado a pettinare. E poi con la matita sempre di VIP Makeup le vado un attimo a sistemare non so se ho detto matita o penna, comunque questa penna è davvero fantastica. 2 minuti e 47. Allora vado a prendere una palette, questa qui è di We Makeup. Prendo un marroncino e lo applico sulla piega dell'occhio. Questo è un makeup davvero molto semplice che adatto a tutti e lo potete benissimo usare per anche per lavoro o insomma per qualsiasi occasione ed è veramente per tutti i giorni. Poi prendo questo colore brillante direttamente con il dito e lo applico su tutta la palpebra. Questo colore tra l'altro mi piace un sacco e se usato proprio con il polpastrello ha una brillantezza davvero fantastica. Poi vado a piegare le ciglia in velocità. Se non siete molto pratiche con questo aggeggio potete anche fare a meno, io però preferisco sempre farlo. Applico il mascara e uso questo di Make Up Delight che mi sta piacendo veramente tantissimo. Dona una lunghezza, secondo me, veramente da paura e anche abbastanza volume. E già con una sola passata vedete l'effetto.
Ok, finisco la base, vado a mettere un velo di blush. Il blush secondo me è una cosa che non deve mai mancare perché dà quel tocco in più a qualsiasi make up, vi dà proprio quell'effetto di pelle fresca, pelle sana. Ok, 5 minuti finiti, in realtà mancano solo le labbra, quindi diciamo che ci sono anche riuscita. Vado a mettere sulle labbra questo rossetto barra gloss di Catrice, che è leggermente rosato e volumizzante, e questo, se dovete mettervi la mascherina, potete prendere un fazzoletto, una velina, stamparlo sulla bocca in modo che il gloss vi resta nella velina e sulle labbra invece vi resta il colore. Ed ecco qua, questo è un trucco veramente semplicissimo che riuscite a fare davvero tutti e fatto solamente in, possiamo dire, 5 minuti. Fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi è stato utile, spero tanto di sì. Lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima.